Polveriera, la Coop Cattolica di Costruzioni che si è aggiudicata i lavori, è l'unica azienda edile nel Reggiano con rating della legalità concessa dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. Semplice vandalismo, avvertimenti. Questa è la domanda. Massima fiducia negli inquirenti che sapranno darci le risposte. La politica però deve fare la sua parte e deve essere unita. Non ci deve essere nessuna bandiera di appartenenza. Questa deve essere una lotta trasversale. Se le indagini stabiliranno che si è trattato di un avvertimento, voglio dire a quei delinquenti, a quella feccia che crede di poter fare il bello e cattivo tempo nel mio territorio, dico a questi che non ci fanno paura e che troveranno nella politica onesta un'opposizione strenua all'omertà che vorrebbero instillare nella cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle esprime piena solidarietà al Centro di Documentazione sulle Mafie e alla Cooperativa Cattolica Costruzioni. Grazie. Grazie, onorevole Spadoni. Onorevole Carloni, prego. Signora Presidente, anch'io intervengo innanzitutto per ringraziare tutti i comitati provinciali dell'INPS che in tutta Italia si stanno pronunciando a favore delle donne ed in particolare per difendere le ragioni buone e confermare la sperimentazione della cosiddetta opzione donna e renderla effettivamente accessibile, così come prevede la legge, per tutte le lavoratrici che maturano il requisito contributivo minimo dei 35 anni di contributi, 57 anni di età minima e 58 per le lavoratrici autonome entro il 31 dicembre 2015. Per questo è necessario che l'INPS modifichi le circolari 35 e 37 del 2012, che introducono invece una forte limitazione cambiando le regole in corso, così che le donne possano effettivamente rivendicare e accedere ad un diritto che la legge concede loro. Grazie, onorevole Carloni. Onorevole Carocci, prego. Grazie Presidente, anch'io vorrei richiamare l'attenzione nuovamente sull'opzione donna, facendo conoscere ai colleghi l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Comitato Provinciale INPS di Genova il giorno 26 marzo 2015. Il Comitato Provinciale INPS di Genova, visto che la legge stessa dà la possibilità di accedere al trattamento di pensione di anzianità con il sistema contributivo, avendo le seguenti caratteristiche: anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 per le lavoratrici autonome, verificato che la legge Fornero ha fatto salvo detto sistema, lasciando le precedenti regole e che l'INPS con le circolari numero 35 e 37 del 2012 ha interpretato in senso restrittivo l'applicazione della legge, considerato che il Parlamento nel novembre 2013 ha chiesto al Governo di intervenire nei confronti dell'INPS per modificare le circolari, si sollecita un intervento del Ministero del Lavoro per una tempestiva risoluzione delle problematiche relative a opzione donna. Auspica che l'INPS riveda le indicazioni fornite, mantenendo la data di maturazione del diritto al 31 dicembre 2015, riconoscendo a migliaia di lavoratrici